Sapete come parlano i fascisti oggi su internet? Con le emoji. Mano alzate, cuori neri e aquile. Ma non solo. Rimpiangono Mussolini con le GIF, ricordano le date chiave degli anni del regime. Succede anche che le GIF del Duce si mescolino agli slogan Novax. Ma come riescono a fare gruppo e a evitare il blocco dei contenuti? Abbiamo fatto il giro dei social per capirlo. Periodicamente si torna a parlare di apologia del fascismo in Italia. Per esempio lo scorso 9 ottobre, quando durante le proteste anti-Green Pass a Roma, alcuni attivisti di Forza Nuova hanno assaltato la sede della CGIL. Il sito del partito è ancora sotto sequestro da allora. Oppure 7 gennaio, quando decine di persone si sono riunite ad Acca Laurenzia per commemorare i caduti del Fronte della Gioventù. O ancora il 10 gennaio, quando al funerale di una militante romana di Casa Pound una bandiera nazista è stata stesa sulla bara. E in tutti questi casi internet è stato fondamentale. Lì nascono e si organizzano le operazioni estremiste. Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, TikTok. Le piattaforme social hanno tutte linee guida contro l'odio, contro la violenza. Sono normative internazionali però che vanno poi adattate ai singoli paesi. Facebook, che ospita decine di gruppi esplicitamente profascisti e pro-nazisti, tempo fa mappati dall'AMPI, ha dichiarato all'AGI di non poter chiudere pagine dove si commettono reati non previsti dal codice americano, come quello di apologia del fascismo, se non tramite le autorità italiane che possono intervenire. TikTok l'anno scorso ha aggiunto specifiche linee guida contro le teorie negazioniste, come quelle sull'Olocausto. Sono anche vietati tutti i simboli, gli slogan, le bandiere relative a ideologie basate sull'odio. Ecco perché alcuni termini sono bloccati, come fascismo, e alcune canzoni non possono essere utilizzate, come Faccetta Nera. Ma come su tutti gli altri social, basta aggiungere una A finale alla parola o utilizzarne altre più neutrali, come nazionalismo, per aggirare l'ostacolo. Certo, i contenuti possono essere sempre segnalati e un moderatore valuterà se cancellarli, ma è una caccia potenzialmente infinita. Tra le piattaforme più utilizzate dai fascisti di oggi c'è Telegram. Non sorprende perché è la preferita anche dei militanti dello Stato Islamico e dei simpatizzanti del gruppo cospirazionista americano QAnon. Si presta grazie a un sistema di gruppi privati, chat nascoste. Ce ne sono però anche aperti a tutti, basta cercarli con le parole giuste. Gli iscritti sono migliaia e migliaia in Italia. Girano video come questo, con i saluti fascista da Predappio e non solo, oppure questo, in cui un prete canta le lodi di Mussolini, si rimpiange il Duce, si insultano gli antifascisti, ci si organizza per rimpatriate tra camerati, ma nascono sempre nuovi gruppi. Non si può fare di più? Anche se ciascun social avesse linee guida specifiche sul fascismo, non sarebbe possibile impedire al 100% agli utenti di caricare messaggi fascisti, gif di Mussolini e saluti romani. Per tre ragioni. 1. Perché la libertà d'espressione va tutelata. La legge Scelba dice che non si può fare apologia del fascismo quando mira a ricostruire gruppi politici antidemocratici, ma non punisce, salvo casi particolari, chi rimpiange Mussolini senza intenzioni sovversive. 2. Perché tutto ruota intorno a parole chiave da evitare o distorcere per non farsi censurare o cancellare gli account. Ecco quindi che Duce diventa Duce con il 3 al posto della E oppure con la U trasformata in V. Piccole modifiche di spelling che consentono di sfuggire al primo livello di controllo, ma non così difficili da risultare introvabili. 3. Perché soprattutto sui social i messaggi e significati a volte sono ibridi. Nostalgia del fascismo, humor, interesse storico, meme, violenza da tastiera. Alcune pagine ad esempio precisano di aver postato video di Mussolini per fini educativi. Dimostrare che non è vero è molto complicato. Cosa potrebbe fare di più una piattaforma social? È sicuramente un tema attuale. Le normative digital sono ancora giovani e va trovata una soluzione che possa essere globale.